mi rilegge a te. Tutta la terra ti adi, ti adori, Cristo nostro divino Re. Canti di giubilo sacano i dai cuori, tutti gli uomini inneggino a te. Celebriamo la Santa Messa per Andrea Vincenzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per partecipare degnamente a questa Santa Messa, che è il sacrificio di Cristo per la nostra salvezza e redenzione, con umiltà riconosciamo tutti i nostri peccati e sani di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele disse a Saul: «Lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte». E Saul gli disse: «Parla». Samuele continuò: «Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: «Va, vota allo sterminio quei peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore?» Saul insisté con Samuele: «Ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, il re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore, tuo Dio, a Galgala». Samuele esclamò: «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici, quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio,
Essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa a Terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? Chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via... La parola di Dio è viva ed efficace, discerni i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno». Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. Nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore per Vangelo di Leandur nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. La liturgia di oggi ci invita a meditare su questo testo evangelico che può risultare difficile. E Gesù vuole indicarci, e anche la prima lettura vedremo, che con lui c'è una novità con l'Evangelo. C'è una certa continuità, come ci insegna anche San Matteo nel suo Vangelo. Io non sono venuto per abolire la legge e i profeti, ma dare compimento. Con Gesù, con la visione di Gesù, del nuovo Vangelo, c'è la pienezza della rivelazione. San Tommaso d'Aquino fa notare che la rivelazione è avvenuta progressivamente nella storia di Israele. Con Gesù c'è quindi la pienezza della rivelazione. Per questo Gesù dirà: «Io sono lo sposo, fin quando io sarò con loro, essi non digiuneranno, ma verrà il giorno in cui, cioè dopo la sua morte, risurrezione, essi digiureranno, faranno penitenza». Lo sposo vuole indicare che cosa? La presenza di Dio in mezzo a loro, che è una grande festa,
ma nel momento in cui lo sposo verrà loro tolto e dovranno fare penitenza. E poi dirà Gesù un'espressione molto particolare: nessuno me cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, e così via. Nessuno mette o vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si spaccano. Per dire, la novità del Vangelo è particolare. Il Vangelo porta una grande novità, c'è una continuità con l'Antico Testamento, ma allo stesso tempo c'è una grande novità. Gesù sta parlando ai farisei, sta confutando i farisei, i quali non accettano il messaggio di Gesù, che è un messaggio di amore, legge dell'amore vissuto in pietezza nella propria anima. E quindi dirà Gesù: con me c'è la novità. Per accettare il Vangelo, questo nuovo Vangelo, per accettare lo Spirito di Dio, è necessario abbandonare tutte le vecchie tradizioni, quelle tradizioni che i farisei praticamente osservavano soltanto esteriormente. Dirà Gesù nel Vangelo: siete sepolcri imbiancati, all'esterno fate credere di essere pieni di voti, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di falsità. E quindi Gesù dice: con me c'è una novità nel Vangelo, e questa novità sta proprio quella, è la legge dell'amore e del perdono, e quella che l'ha chiamato universale a tutti, della salvezza. La liturgia invece ci presenta oggi, perché ha certa continuità, l'episodio di Saul. Ieri abbiamo visto la chiamata di Saul a diventare il re di Israele. Samuele consacra Saul, e oggi Saul inizia a governare. Oggi Saul disobbedisce, trasgredisce la legge di Dio, e Dio così lo abbandona, non accetta più come re di Israele per la sua disobbedienza. Che cosa ha fatto Saul? Il popolo così era talmente legato alla figura del re: noi vogliamo un re come tutti gli altri popoli. Saul ha disobbedito, perché Dio gli ha dato loro: devi sterminare gli Amaliciti. Chi sono gli Amaliciti? Un popolo che viveva a sud di Israele, nel terre del Negev, quindi proprio a sud, un popolo antico, molto prima, già quando Mosè arrivò nella terra promessa: dovete combattere contro Amalek, re degli Amaliciti, i quali hanno dato grandi difficoltà, grande prova per Mosè, fin quando Mosè poi arriva a nord, fino a Gerico, e la prima città è stata la città di Gerico. Il Signore comanda: so, devi sterminare tutti e tutto, anche gli animali. E Saul ha disobbedito: ma io voglio usare gli animali per offrirli a te, stolto. Gli ho detto di perché? E lo dice benissimo, se si legge la Sacra Scrittura nel testo del Levitico, nel capitolo 18, lo spiega benissimo, quando parla dei popoli cananei, dirà Dio a Mosè e poi a Giosè: vai, conquista la città di Gerico, città di Canaan, vicino, quindi nel Negev, vicino ai Amaliciti, conquista la città, perché questo popolo fa cosa che a me non piace, così come facevano gli egiziani. Che cosa faceva? Sacrifici umani. Offrivano i propri figli, uccidevano i propri figli per offrirli a Moloch, che è la loro divinità. Facevano un satanismo, quello che si chiama adesso, un peccato gravissimo, che grida davanti a Dio. Offrire sacrifici umani, facevano peccati impuri contro natura, di bestialità, di omosessualità. Lo dice il testo del Levitico, capitolo 18, siamo circa 1400 anni avanti di Cristo. E l'episodio di Saul, siamo circa 1000 anni prima di Cristo. Dopo Dio respingerà Saul, rifiuterà Saul e verrà consacrato sacerdote re di Israele, Davide, grande profeta Davide, re Davide. E quindi praticamente allora infine devi obbedire, perché un popolo corrotto, devi obbedire. Saul ha disobbedito per fare che cosa? Per fargli per seguire le proprie idee, il suo modo di pensare, pensando di fare del bene, quando tu ti trasgredisci Dio, perché tu non sai la verità. Che molte volte abbiamo una visione sbagliata della realtà, soltanto Dio conosce la verità. E quella nostra disobbedienza, così dirà anche il Salmo responsoriale: io non gradisco i sacrifici se tu disobbedi. Quali sacrifici? Prima, per sacrifici intendi i sacrifici di animali, di vittime che offrivano al Tempio di Gerusalemme e come per ottenere favore o per ringraziare il Signore. Io non accetto che tu mi offri questa bestia impura, che non piace, perché sei disobbedito. Tu devi obbedire, perché io so quello che ti sto dicendo, perché lo devi fare. E quindi è molto importante nella nostra vita spirituale essere docile alla volontà di Dio, e di non fidarci mai di quelle che sono le apparenze, di quelle che sono il nostro modo di pensare, o quello che pensano gli altri o dicono gli altri. Ecco, vedremo anche domenica prossima, ecco, l'episodio anche di Ninive, la stessa cosa. E allora il Signore ci vede proprio questo,
E quindi manda il profeta a Samuele: vai ad ammonire Saul, io non lo voglio più. Che l'importante quindi è la docilità per essere graditi al Signore. E quindi con Gesù c'è una novità, mentre cui devi fare spazio allo Spirito Santo, ecco gli odori nuovi, il vino, lo Spirito Santo, oppure la stoffa nuova e lo Spirito di Gesù che entra in noi, che trasforma la nostra vita, il nostro modo di pensare e di fare è totalmente diverso. Non si possono molte volte conciliare il nostro modo di fare con quello di Gesù. Non si può mettere un pezzo di stoffa nuovo su un abito vecchio. Per il momento in cui uso questo pezzo, quel momento lavo l'abito, si strappa, perché si restringe la stoffa nuova, perché viene lavata, e quindi si perde tutto. E così anche non posso mettere il vino nuovo, perché il vino nuovo fermenta ancora, e si spaccano gli otri, perché si gonfia, cresce, il volume, e quindi spacca gli otri. E quindi quando accogli Gesù, devi cambiare il tuo modo di pensare, devi fare spazio. Devi cambiare totalmente. Lo Spirito Santo vuole da te un totale modo di vedere, di fare, che deve essere perfettamente conforme alla volontà di Dio. E questo dà fastidio, soprattutto quando abbiamo una pessima forma mentis, modo di fare, di pensare, che non piace al Signore, e soprattutto quando si allontana da quello che è la volontà di Dio, che Dio parla attraverso la Sacra Scrittura, anche attraverso la tradizione. Dio parla attraverso gli insegnamenti dei santi e la vita dei santi. In 2000 anni la Chiesa ha insegnato la verità, perché è lo Spirito Santo che è l'anima della Chiesa e che non può cambiare. E quando si vuole stravolgere la verità, si ha la distruzione e la divisione, perché si vuole fare di testa propria, non si obbedisce al comando di Dio, e Dio dirà come a Saul: ora non ti voglio più, ti respingo, non mi servi, perché non hai obbedito a quello che è la mia volontà, che io ti ho manifestato in 2000 anni, dirà il Signore, anche a noi, dirà a noi la stessa cosa. Questa è la legge di Dio, questa è la volontà di Dio, obbedisci. E non mi servono tanti sacrifici, tante offerte, tante prosopopee, mi serve l'obbedienza a quello che è l'insegnamento della Chiesa per 2000 anni. E soprattutto chiamiamo la Vergine Santa, che è la sede della Sapienza, di darci questa luce interiore per essere docili sempre alla volontà di Dio, docili alle sue leggi, ai suoi comandamenti. Costi quel che costi, Dio, Santa Teresa Davide, ma io sarò fino in fondo fedele a Dio. Siano lodati Gesù e Maria. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Noi la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, che il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In atti, non si può. Sono le cose del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fondere in salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è Signore, Dio dell'universo e cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Mistero della fede. Celebrante il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, non è la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo facci un'offerta appena te gradita, perché possiamo avere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, i tuoi servi, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo Maria, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del cuore tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formato sul divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Da noi il nostro Dio. Libera, se Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e doni te pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donali la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, neanche gli invitati alla scena dell'agnello. Corpus Dominus Iesu Christi, cus animam meritum aeterna. Sanctus Dominus Iesu Christi, tu sei il mio tema eterno. Oh,
Preghiamo. Infondi in noi, Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore. Estendo questa benedizione su tutti voi che ci state seguendo in diretta TV o in differita sul nostro canale YouTube, indico le vostre case, le vostre famiglie, in modo particolare tutte le persone anziane e tutti coloro che soffrono. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Grazie Signore, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Grazie Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Immacolata Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella contro la perfidia del diavolo, tu sii il nostro sostegno. Che Dio eserciti su di lui il suo impero, noi il suo pregevole lo preghiamo, e tu, Principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che quelli erano in mondo a perdizione degli anni. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, e comando che io vengo a te, affinché ti rodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Madonna dei Boschi, Amen.